Siamo con il titolare del Bar Garden di Gioia Tauro, siamo con Salvatore Ravese. Oggi regalate caffè a tutti. Sì, insieme a Caffè San, Garden e l'Apra abbiamo organizzato una giornata formativa per il caffè. Quindi i clienti non solo degusteranno dei ottimi caffè e dei latte arte preparati dal maestro Donato, che è la stamattina che sta facendo degustare i migliori caffè e la migliore arte del latte. Quindi questa giornata in particolare è stata creata per far capire ai clienti cosa c'è dietro un caffè, il mondo del caffè, perché ci sono tanti tipi di caffè in ogni paese, in ogni nazione viene fatto in un modo diverso. Noi lanciamo il nostro caffè, che è l'espresso italiano, fatto bene, fatto con arte e fatto con professionalità. Infatti i clienti si sono divertiti a domandare come si fa il caffè, da dove proviene, la provenienza e tutto. Questa era l'intenzione che volevamo noi e ci è riuscita alla grande. Ecco, abbiamo visto prima anche dei bambini che chiedevano al maestro come si fa a realizzare questi decori nei cappuccini e nei caffè. Sì, infatti le decorazioni hanno un po' fatto la curiosità dei bimbi, ecco, a vedere, e domandavano anche la provenienza del latte pure, che se è del territorio, se non è del territorio, questo è stato tutto il nostro intento. Ancora l'app a favore della collettività e della comunità di questi paesi. Sì, l'app è anche questo, formazione e informazione. Per l'occasione voglio ringraziare tutti i soci che da stamattina che sono venuti a partecipare, hanno mandato anche dei dipendenti a cercare delle opzioni per le loro tecniche e insomma è stata una bellissima giornata informativa. Maestro, come nasce quest'arte per il caffè? E niente, nasce da una mia passione che inseguo da tanti anni e niente, diciamo che così. Ecco, noi che entriamo in un bar a prenderci un caffè, cosa dobbiamo notare che l'operatore fa? Innanzitutto dovete guardare se la macchina è ben pulita, Poi la seconda cosa è che viene effettuato un purge, quindi prima di affrettare l'estrazione dell'espresso si deve spurgare l'acqua e poi niente, diciamo che la professionalità dell'operatore, diciamo. Come nasce questa passione per fare questi decori? Nasce da una mia idea che non lo faceva nessuno e ho iniziato a seguire questa passione che in Oriente è molto seguita, diciamo. Oggi abbiamo visto tanti bambini che chiedevano dei disegnini nel latte, ecco, per te è un orgoglio questo? Certo, sì, i bambini sono un orgoglio quando ti vengono a chiedere magari varie figure e niente, si sono divertiti, diciamo.